Vai. Bravo. Eccolo qua. Ok. Ok. Va bene, perfetto. E uno. Vai. Unlock your full potential at Crack Addicts. Buonasera a tutti. Oggi siamo in compagnia della fantastica Bruna. Dall'Emilia. Dall'Emilia, sì. Mamma mia. Reggio Emilia. Esatto, faremo un trattamento osteopatico. Allora, girati verso la finestra. Sportiva, non sportiva? Sportiva. Cosa fai? Palestra. Ok. Da quanto tempo? Da quasi un anno. Fastidi mentre ti alleni? No. Ni. È un no, quindi, ok. Allora, vai giù a toccarti la punta dei piedi piegando prima il collo in avanti. Brava, vai, giù, scendi, 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 torna su. Mettiti seduta al centro del lettino qua. Così, spingi verso l'alto, spingi verso il basso, spingi verso il fuori, spingi verso il dentro. Vieni più indietro col sedere, vieni più indietro, brava. Allora, gira il collo a destra, così. Mano e gomito. Spalla e viso no. Ok, gira a sinistra, sposto i capelli. Stessa domanda, mano, gomito, spalla, mano, gomito, spalla, viso. Mano, gomito. Ok, dobbiamo liberare un bel po' di cose allora. Quindi qualche blocco meccanico sicuramente lo troveremo, lo eliminiamo e vediamo poi dopo il trattamento se migliora la rotazione. No? Due volte alla settimana. Ok. Emicrania, dolore alla testa, niente. No, dai. Ok, allora senti un po'. Testa di qua. Mi fai un bel respirone. Fuori, giù la gambetta. Brava. Un altro. Dentro bene l'aria, inspira. Fuori. Buono, aspettavo peggio. Se comprimo, hai dolore? No. Se comprimo, hai dolore? No. Se comprimo, hai dolore? No. Bene. Dimmi se ti faccio male in qualche punto. Qui. Questo? Sì. Qui no? No. Qui sì? Sì. Ok, ora. Se comprimo qua, questo sulla coscia scende o rimane uguale come dolore? Rimane uguale. Se comprimo qui e poi ti ricomprimo qui, scende o uguale? Uguale. Scende uguale? Sì. Scende uguale? Sì. Ok. Buono, proprio il collo che c'è un po' qualcosina, sì, che non va, sì. Ma spesso ti capita di bloccarti o di avere sensazioni strane, pesantezze? Ultimamente. Ok. Dai, però è bella, no? Sì, sì, sì. È la città della svolta. Quindi guardiamo nei commenti, tutto il popolo di Reggio devono scatenarsi nei commenti. Tanto è il lavoro che faccio, che conosco quasi tutti. Sì? Cosa fai? Lavoro da Melli, panificio Melli. Ah. Quindi è più riconosciuto della zona. Ah. Chi fa male? Infatti, sei tutta incastrata qua. Chi fa male? Quindi ce lo consigli, quando vieni lì sappiamo dove andare, insomma. Sì, mi seguo io. Allora, sarà fatto. Allora, ti fa più male questo punto, quindi punto numero uno.
punto numero 2 questo, sì, o punto numero 3 questo qua? No, 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 no. Quindi i primi due. I primi due. Sì. E tra l'uno che è questo e sì, il 2, quello che fa più male? L'uno. Questo? Sì. Ok. Soltanto sul punto. Ok. Allora, ti faccio qualche manovretta, sentirai dei rumori tipo lo scrocchio delle dita. Ok, va bene. Allora, vieni più indietro. Stop. Occhio ai capelli che sennò ti ritiro tutti. Ok, giù. Bella morbida. Brava. Uno. Bella morbida. E due. Dolore? No. Molto bene. Allora, ti faccio mettere sul fianco da questo lato qua. Vieni giù, brava, vieni più vicino a me col sedere, metti il gomito qui, il braccio a me, questa pieghi, brava, ora questa qua dritta, questa tenuta piegata, lascia cadere il sedere e le gambe, ti sentirai cadere, anche qui sentirai rumori strani, non spaventarti, molle molle molle, fuori l'aria bene, eccolo qua. Fianco di qui è strano, vero? Sì, è strano. Vieni vicina, vieni, 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 ancora, ancora, vieni, 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 vieni. Stop. Ma il principio della manovra è identica, quindi tu stai bella morbida, faccio tutto io. Va bene. Sono le tue mani. Brava, esatto. La testa però stavolta la mettiamo così. Inspira. Fuori bene. Ok, bene. E cominciamo a ragionare adesso. Poi vieni un pochettino più in qua. Braccia a me. Uno, braccio a me. Spalla a spalla. Mi fai un bel respirone. Giù le gambe. Inspira bene. E fuori l'aria. Questo è buono. Inspira e fuori. Questo mica tanto, eh. Allora, ti faccio mettere la pancia in giù. Ok. Vai. Testa nel buco e le braccia, o qua sotto c'è un pomellino oppure dietro lungo i fianchi. Molle, molle, brava. Dimmi se dolori, eh. Quel collo lì non mi è piaciuto, era molto... Sì. Ipomobile si dice, cioè le strutture interne si muovono molto poco. Il problema che cos'è? Che quando una struttura si muove poco, le altre per compensare si muovono di più e poi si infiamma la struttura muscolare attorno. Quindi meno male che abbiamo liberato un po' tutto, eh? Giù. Ok. Allora, mettiti seduta. Come le prima con le gambe di là. Okay. Seduta normale? Gambe di là, sì, okay. Verso la scrivania. Vieni un filo indietro col sedere. Ora, aspetta così, collo a destra, senza le braccia, verso normale, brava. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito, gira a destra, bene, brava. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Mano gomito, un pochino spalla. Ok, quindi è migliorato. Andiamo qua a sinistra. Aspetta che ti sposto questo ciuffone qui. Vai, gira se ok. Allora, mano, gomito, anche un po' la spalla. Bene, abbiamo migliorato il range di movimento. Come si dice? La rotazione completa, diciamo, okay, è quando vedi anche metà viso oltre la spalla. Il fatto che non lo vedi, c'è ancora un pochettino da lavorare, però la prima volta non posso esagerare troppo, cioè togliamo i compensi poco per volta. Tu mi fai qualche esercizio mirato, vedrai che poi miglioriamo anche quel piccolo grado che manca. Okay. Qui è dolore. Ok, rivediamo la forza se è migliorata. Braccio così. Quanto dico io, spingi verso l'alto. Vai. Bene. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il dentro. Aspetta che... Vai. Cosa ci sei? Vai. Molto bello. Non mi era mai capitata questa cosa, bellissima. Sono persone arti marziali in realtà. Ma sì. Ok. E ok.
Allora, non avevi grosse cose, la parte un po' più delicata era questa qui, nel senso che comunque secondo me avevi questi blocchi ce l'hai da molto tempo. Sì. Però devo dire che il resto non. Sicuramente oggi magari un po' di fastidio post manovra lo potresti sentire, ma è una cosa molto lieve. Morbida, morbida. Ce l'ho quel vizio di scroccare le dita. Sì. Sì. Qua ci sono parole discordanti sul fa bene, fa male, ancora Io non si è lo capito faccio. benissimo. Allora, l'importante è che lo fai in compressione. No, uno a uno lo faccio. Tirando in avanti. No, Come lo così. fai? Ok, meglio se lo fai così, invece che così. Però in realtà. Ok. Uguale. Mano sui fianchi. Ok. Un po' più in alto. Bravo. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata all'indietro molto veloce, deve essere un colpo secco. Pronta? Vai. Proprio colpo. Esatto. Uno. Vai. E due. Va bene. Ottimo. Allora, ti do un piccolo esercizio da fare. Dopo ne parliamo bene. E basta, da qui a 10 giorni mi farei sapere come stai. Un po' di fastidio normale, però. Mi hai sorpreso, pensavo peggio visivamente, invece è andato bene. Almeno. Se l'è scampata. Eh sì. Oggi siamo in compagnia di Claudia e faremo un trattamento osteopatico. Girati verso la finestra. Allora, ferma così. Tu problemi particolari non ne hai, dolori? Fai sport? Sì, una o due volte a settimana. Cosa fai? Pilates e corsa camminata. Ah. Sto vedendo sentire un po' di tensioni sulla schiena, collo, Schiena parte bassa, parte centrale. parte alta principalmente, collo e parte Ok. alta, sì, zona spalle, Ok, trapezio. girati verso di me. Gira, 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 gira. Ok. Formicolio alle dita di notte. No, a volte capita durante il giorno, però. Ok. Beh sì, sei un po' tesa, eh? Adesso togliamo tutto. Anche Di più? di più. Sì. Quando ti scaldi è meglio, è uguale? Cioè, non so, tipo a fine Pilates stai meglio o stai Sto peggio? molto Stai meglio. meglio. Sì. Allora, mettiti seduta sul lettino, al centro. Così. Sì, braccia dritte. Spingi verso il basso. Spingi verso il fuori. Spingi verso il dentro. Beh, la forza non ti manca, quindi è solo tensione. Ma non hai preso colpi al collo, cadute particolari? No. No, niente. Qua ti faccio male? Qui? Ok, Leggermentissimo. qui? No. Qui? Un pochino di più, però Sopportabile. sì. Ok. Gira il collo a destra, aspetta che ti sposto i capelli. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla, viso. Mano e quasi fino al gomito. Ok, gira a sinistra, vai, dimmi cosa vedi, come prima. Fino al gomito, diciamo Ok, più o meno a spalla, sì. se ti forzo il movimento senti dolore al collo, non lo senti? Ok, No. se ti forzo il movimento No, non senti però tensione? sento leggermente di più la tensione. Ok, Sì. quindi te lo vado a togliere, così poi. Però tipo settimana scorsa in macchina guidando avevo una forte tensione Ok. soprattutto sul lato destro, tant'è che per fare la retro sentivo dolore a girarmi e a guardare Ok, è qua che non mi piace, è tra il passaggio dalla cervicale alla dorsale, indietro. adesso vediamo un Esatto. attimino. Mettiti a pancia in su, testa, bravo, testa di qua. Giù le gambe. Durante la camminata, la corsa, hai fastidi, hai problemi? Proprio alla schiena Schiena. sento quando cammino tanto su tanti piedi. Non senti le gambe stanche quando è finito o durante che ti devi fermare? No, principalmente sento proprio fastidio alla schiena, sulle gambe abbastanza resistenza. Ah, Vedremo. questa risatina. Ci provo. Quante volte al Provo ad giorno? andare bene. Allora, i tre pasti principali e poi magari anche uno spuntino nel pomeriggio. Vediamo un po'.
Che scarpe usi quando vai a fare la corsa? Allora, sneaker apposta proprio per la camminata. Brava. Braccio dritto, spingi con tutta la forza che hai verso questa direzione qua. Vai. Ok. Morbida, morbida. Hai dolore? Un pochino. Meglio o peggio? Meglio. Ok, quindi meglio così. Sì. Se faccio questo e poi ruoto, ti dà fastidio? Un pochino. Se faccio questo e ruoto, meno di più? Meno in teoria, sì. Uguale. Quasi uguale in realtà, secondo me, no? Sì, sì. C'è poca differenza. Molto lieve, sopportabile, giusto okay. Un po' la tensione. Sì. Prima di più, però sì, tendenzialmente. La pressione e dolore? No, non sento dolore. Ok. Formicoli, io mi hai detto di no, giusto? Sì, tendenzialmente no. A volte proprio raramente. Domanda molto pericolosa, di notte come dormi? Pancia in giù, pancia in su? Di lato. Va bene, questa te la posso abbonare. Mi raccomando. Va bene, allora non sei messa malissimo, ci sono un po' di cosette soprattutto sulla struttura alta, sì. Ma anche sulla parte molto bassa lombare, quindi quasi sul vicino al sacro. Adesso liberiamo tutto e vediamo come stai. Allora, cominciamo con fianco da questo lato qua. Beh, vieni vicino a me col sedere, vieni, 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 ok, così, ma così. Ti sentirai cadere, ma non cadi, okay. Quindi stai super morbida, okay. Che faccio tutto io. Allora, ti prendi i gomiti, così, okay. Poi pieghi questa gamba, questa la raddrizzi e la porti fuori così, brava, morbida, eh? Mm-hmm. Mi fai un bel respirone, se senti crack non spaventarti, okay. Inspira, fuori, lasciati cadere, brava. E uno, poi, fianco di là. Stessa cosa, ma vieni ancora più vicina. Vieni, vieni col sedere, eh? Vieni, vieni, solo col sedere. Così. Così, aspetta, così. E poi più vicina con l'anca. Ok. Questa dritta. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Spingi verso l'alto, stop, anche questa, stop. Vieni, 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 ok. Anche qui sentirai rumoracci strani, non spaventarti. Perfetto, sei super brava, dici niente. Ha fatto strano. Esatto. Sopra alla testa. Allora vieni leggermente più vicino a me, brava, ferma così. Ora devi prenderti le spalle, questa la tieni sempre qua, questa puoi anche lasciarla morbida. Ok. Così, perfetta, ferma immobile, eh? Uh-huh. Inspira, fuori l'aria, uno, inspira, fuori l'aria, ok, dai, da 1 a 10 ti do un bel 7, dai, te lo sto regalando un pochettino, ma ci arriviamo. Ok, allora... Morbida. Morbida. Ok. Mi raccomando, le scarpe sempre ammortizzate, eh? Sì, tranne quelle che metto tutti i giorni, però ovviamente sono super piatte. Attenta. Pancia giù. Perché la schiena così la carichi molto. Se no prendi quelle sulettine morbide che metti
dentro la scarpa che ti fa un po' di effetto ammortizzante. Il braccio così. Come vuoi, come sei comoda. Qua ti faccio male? Sento un po' di pressione, sì, però non male, diciamo. Qui? Mi fai 3 bei respironi, fuori l'aria. Un altro, fuori. L'ultimo, e fuori. Bravissima. Questo non è simpatico, eh? No. Vedi che qua già ha mollato rispetto a prima. Era solo un blocco. Sì, molte tensioni, anche perché io soffro tantissimo al freddo, sono molto Okay. Pericolose, quindi proprio mi chiudo Okay. nelle spalle, mi rannicchio. Ma quest'anno non è il tuo anno, quindi, dai, considerando che piove sempre. Non è il mio anno, no. Però anche quando sono seduta a studio mi rendo conto che proprio mi stringo nelle spalle. Seduta. Ok. Gambe come prima di là. Allora, vieni più indietro. Perfetto. Metti le mani su questo punto qua. Pollice dietro, dita avanti, esatto, un po' più in alto. Ora rilassami le spalle, bravissima. Ok. Vai, brava. Uno, vai, più veloce, ok. Diciamo che problematiche non ne hai, hai solo tensione e un po' di blocchi meccanici molto importanti che vengono in questo punto qua. Anche probabilmente per colpa della parte più in basso, quindi... Tolto questo qua stare molto bene, domani un po' di fastidio e niente, dai, un 7 te lo posso dare. Grazie. Lo confermiamo. Per essere la prima volta non è male, dice. Esatto. Va bene. Ok, dritta, un bel respirone. Sposto qua. Ancora. Ok. Fai esercizi di respirazione ogni tanto? Ok. Sì. Quello ti può aiutare molto, quando hai senti tensione. Più respiri in maniera corretta, meno tensione in questa zona. Più respiri in maniera scorretta, più quando respiri alzi le spalle ti tendi. Quindi quando ti senti molto tesa, fai dei bei respironi e basta, così ti aiuti da sola. Poi nel caso mi chiami. Allora, fammi fare solo un controllo e abbiamo finito. Braccia dritte, spingi forte verso l'alto, verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Bene, bene, bene. Adesso quando inspiro sento un po' di tensione. Qua sotto, esatto. Un po' il pettorale che tira. Stretching lo fai? Sì. Prima o dopo il Pilates? O in altri giorni? Principalmente dopo la lezione e poi se riesco anche in altri giorni. Cioè okay. Tendenzialmente anche quando vado a fare corsa, camminata, prima faccio stretching, cioè mi tiro un po'. Vedi cosa vedi di me? Mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Diciamo più o meno spalla. Ok, benissimo. Bene, molto bene. Allora, ti ripeto, bene, qualche blocco, niente di preoccupante, magari ci sentiamo tra un mesettino, vediamo come stai. Stretching e respirazione quando senti tensione. Perfetto. Per il resto direi buono. Grazie. Oggi siamo in compagnia di Denise, ciao. È una super sportiva e oggi andremo a fare un'analisi biomeccanica e fasciale per andare a eliminare interferenze pre-estate, così che poi a settembre parte ancora a bomba. Girati verso la finestra. Solo un po' di male al collo. Un po' di male al collo. Mal di testa? Un po'. Ok. Mobilità ne hai? Non ti senti bloccata? Ti stai allenando o non ti stai allenando in questi giorni? Non sto allenando. Ti stai allenando. Il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi. Torna su. Fai un respirone. Girati verso di me. Braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi verso il basso. Ok, dolori? No. Fuori. Ok. Mettiti seduta.
Gira il collo a destra. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, mano gomito spalla viso. Mano gomito spalla. Stessa cosa, vedi anche metà viso? Stessa cosa. Ok, allora andiamo un po' a dare un po' di libertà alla rotazione. Dolore? No. Dolore? Un po'. Un po'. Inspira. Fuori. Inspira. Fuori. Tieni così il braccio, spingi verso l'alto. Inclina il collo, spingi verso l'alto. Vai a destra. Bravo, spingi verso l'alto. Ok, giù. Tieni il braccio così, spingi su. Inclina, spingi su. Inclina, spingi su. Ok, giù. Ruota verso destra, vedi anche il viso? Sì. Vieni a pancia sotto, testa nel buco, vai, braccia dietro, dimmi se è male, eh. Tieni la gamba così, resisti la mia spinta, io spingo giù, tu resisti. Okay. Resisti, resisti, stop, resisti. Allora, sulla testa, ruota con la sinistra, 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 morbida, eh? È uguale, eh? Molle, molle. Ok.
Pancia in su. Fino a quando ti alleni? Fino a mercoledì. Ok. Poi riprendi a settembre? No, sarebbe la settimana dopo, però il venerdì. Ah, ok. Perché parto dal 17 al 22-23. Ok. Allora, gira sul fianco verso di me. Vieni un po' più vicino. Stop. Faccio me. Giù. Ok. Dentro l'aria. Fuori. Inspira sulla testa e fuori. Inspira e fuori. Ok, giù. Qua hai dolore? Fastidio. Qua hai dolore? No. Qui fastidio. Sì. Se comprimo qui, questo aumenta, diminuisce o rimane uguale? Diminuisce. Se comprimo qui, questo aumenta, diminuisce o rimane uguale? Aumenta un po' più. Morbida. Inspira. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Ottimo. Seduta. Gambe di Abra. Sei croccante oggi. Mano sui fianchi. Come te lo dico io, una gomitata verso l'indietro. Pronta? Vai. Pronta? Vai. Ok. Spingi verso l'alto, verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Super. Ok. Direi riposati un attimino in queste vacanze, cerca di non fare sforzi, così dai anche un attimino tempo al muscolo di recuperare tutte le sue forze e poi riprendi al massimo delle potenzialità, così progredisci sempre di più. Ok, fai una camminata e dimmi se fastidi. Perfetto, ferma così, sempre braccia dritte, spingi in alto, spingi in basso, spingi fuori, spingi dentro. Ottimo! Oggi siamo in compagnia di Silvia. Ciao, piacere.
fa la parrucchiera, è venuta qua per un check-up generale. Ha qualche dolorino che adesso ci spiegherà e procederemo poi con il trattamento. Spiegami un pochettino che cos'hai. Allora, qualche volta mi parte un dolore che mi prende su tutto il braccio, mm-hmm. dato che lo uso frequentemente. Ok. E tendo a portare in avanti tutto il corpo, dato che lavoro in questa posizione. Quindi molte okay. volte sento proprio la schiena che ha l'esigenza di... essere portata indietro. Mal di testa, nausea, non ce l'hai mai? Sì, qualche volta mi viene. Ok, più mattina, più sera? Verso sera. Ok, quindi comunque c'è una componente di stress importante. Girati un attimino di qua. Hai anche formicoli o le mani? Sì, è vero, sì. Qualche sì? Volta sì. Soprattutto la mattina quando ti svegli, la notte? Sì, ok. Sì, sì, la mattina. Se comprimo questi punti ti faccio male? No. No. Ok. Fai qualche sport? Sì, faccio palestra. Ok. Piega il collo in avanti e vai giù a toccarti la punta dei piedi. Ok, torna su. Mettiti seduta. Brava. Adesso ruota il collo a destra. Ruota il collo a sinistra. Ok. Vedi che quando giri a un certo punto non riesci a girare completamente, ma fai questo. Questo va corretto, eh? Evidentemente la tua posizione ti ha portato ad avere questa cattiva abitudine dove devi inclinare per poter continuare il movimento. Questo lo dobbiamo variare assolutamente. Allora, piega il collo in avanti, piegati in avanti, come prima, bravo. Torna su. Giù ancora. Torna su. Va bene, allora. Sdraiati a pancia in giù. Stai bella rilassata, se hai dolore me lo dici, eh. Cosa fai? Corpo libero, palestra con pesi? Con pesi. Con pesi. Quante volte vai a settimana? Tre. Sempre costante o? Mm. Ok. Invece al lavoro quante ore fai? 9 ore tutti i giorni. Urca. 6 giorni su 7, no? 5? Sì. Ti faccio male se schiaccio questo punto? Mm. No? Qui? Stai bella morbida, morbida, morbida. Molle, molle, molle la gamba. Brava. Lasciati abbandonata, eh. Muovo tutto io. Allora, vieni a pancia in su, cara. Sentiamo questo collo, perché mi sa che è la parte che ti dà un po' più fastidio, eh. E infatti sei bella contratta. Questo punto ti fa male, eh? No. Questo punto? Ok. Se porto in giù le spalle, senti un sollievo al collo? Sì. Ok, perfetto. Allora, cominciamo a liberare questi punti qua. Sentirai rumore, non spaventarti, eh. Non fa assolutamente male. Questa è bella morbida. Lascia molle tutto, brava. Lascia morbida. Vieni un pochettino più verso di me, sempre sdraiata, eh? Bravo, giù, braccia a me, prenditi le spalle, anche qua sentirai un rumore, non spaventarti, eh? Inspira, giù la testa, fuori l'aria, bravissima, girati sul fianco destro, di qua, piega le gambe, vieni vicino col sedere, vieni, 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 stop. Adesso ti sentirai cadere, ma non cadi. Lasciati completamente abbandonata. Brava. Prenditi i gomiti.
Ok, lascia tutto molle, eh? Bravissima. Inspira, fuori. Brava. Gira sul fianco sinistro che facciamo la stessa cosa. Vieni più vicina. Così. Piega la gamba. Questa stavolta la mettiamo fuori. Braccio a me. Gomito, gomito. Lascia cadere. Bravissimo. Inspira. Molle, molle, fuori. Ok. Prima volta questo tipo di adattamento? Sì, eh? Mettiti seduta. Gambe di là. Dimmi se ti gira un po' la testa. No. Perfetto. Vedi come sei più aperta adesso. Dobbiamo riuscire a mantenere questa posizione, eh? Fai stretching prima di allenarti o non fai niente? Diciamo sì, riscaldo il muscolo. Ok. Metti la mano sul fianco. Così, guarda. Un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi tiri una gomitata indietro. Forte e veloce, eh? Pronta? Vai. Brava. Anche di qui. Uguale, vai. Molla, più veloce. Perfetto, questa è vera libera. Gira il collo a sinistra. Gira il collo a destra. Ottimo. Sdraiati ancora, pancia in su. Mano sul pettorale. Mano sul gomito. Stai morbidissima. Inspira. Fuori. Brava. Giù le braccia. Fa un po' impressione, eh? Un bel respirone. Fuori. Mangi bene, mangi male? No, mangio bene. Mangi bene? Stessi orari o col lavoro devi fare mangi in orari diversi? No, più o meno devo quello. Ok. Come possiamo notare a livello posturale, lei ha una anteposizione di collo abbastanza ampia, questo per colpa di o una trazione della catena anteriore o una disfunzione della lingua. Adesso controlliamo, vediamo un attimino cosa andare a togliere. Mi sembra abbastanza nella norma, dobbiamo correggere un po' di difetti biomeccanici. Ti chiedo, Elisa, di guardare sempre la finestra, brava, di piegare il collo in avanti e andare giù con la schiena e toccarti la punta dei piedi. Torna su. Hai dolore a scendere? Tira un po'. Dove? Parte posteriore. Ok. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Va bene, allora, vieni seduta al centro del lettino, con le gambe di là. Qua ti fa male? Un po'. Qua ti fa male? Molto meno. Questo scende come dolore o aumenta? O rimane uguale? Rimane uguale. Ok, se ti inclino di qua, scende, aumenta o rimane uguale? Scende. Scende, ok. Gira il collo a destra. Ok, hai un po' di ipomobilità a livello meccanico, vuol dire che certe strutture si stanno muovendo un pochettino di meno. Questo potrebbe dipendere o da contratture muscolari, oppure realmente la struttura meccanica si muove poco e andiamo a liberare così. Cosa fai come sport? Atletica. Ok. Hai difficoltà in qualche gesto tecnico? No, ti sento no. Ok. Ho poca mobilità sul manico. Destra o sinistra? A destra. A destra.
Vieni a pancia in su, con la testa di qua. Inizia il dolore. Tira un po'. Dove? Dietro. Qua? Sì. Ok. Inizia il dolore. Tira sempre. Sempre qua. Sì. Morbidissima. E unisci i talloni. Spingi con le ginocchia verso l'interno. Stop. Spingi verso l'esterno. Stop. Giù questa. Tieni la gamba così. Resisti la mia spinta. Io spingerò giù, tu resisti. Giù. Resisti. Giù. Dalla forza è molto buona. Quante volte taglioni? Tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì. Anche weekend? Sì. Tutti, 7 su 7? Praticamente. Mm. Forse ho giorni che giorno di riposo dopo un po' di settimane di carico. Fuori? Ancora? Fuori? Fai stretching? Sì. Allora, cominciamo a liberare un po' di cosette. Mettiti seduta con le gambe verso la scrivania. Vieni, un po' indietro col sedere. Sentirai rumore, non spaventarti che non fa male. Stai immobile, bravo. Strano? Abbastanza. Pancia in su. Stop, gira il video sul mano, okay, perfetto. Anche qui sentirai dei rumori strani, ma non fanno male, quindi non preoccuparti. Ok. Ti sentirai cadere al lettino, non cadi, eh? Ok. Inspira. Fuori l'aria. Gira su questo fianco. Prima stop. Morbidissima. Così. Inspira. Fuori. Vieni un po' più qua, bracciale, inspira, fuori, inspira, fuori, mettiamo dietro il collo, super morbida, dentro l'aria, fuori. Studi, giusto? Sì. Cosa fai? Scienze motorie. Traumi durante lo sport negli anni non ne hai avuti? Ma ho incastrato la caviglia quest'anno, facendo le siepi, e poi ho fatto pubalgia e... Pubalgia, ok. Sì. E un anno mi si è bloccato un ginocchio e non si è mai capito il perché. In che senso? Un giorno facendo delle salite abbastanza corte ma rapide, sì. Il mio ginocchio si è tipo bloccato, non sono riuscita a camminare per un attimo. E
Quanto è durata questa cosa? Cosa? Quanto è durata? E un paio di minuti, poi si è sbloccato. Dimmi se va te. Le scarpe ogni quanto le cambi? Dipende, 300-400 km. Pancia in su. Beh, corpo molto buono però, questo è positivo, ti stai allenando molto bene. Ti consiglio intanto di staccare un attimino, anche 2 giorni. No, già oggi ho fatto un giorno di riposo, poi staccherò realmente una settimana. Ah, ok, perfetto. C'è bella morire. È la brutta vita degli atleti di mezzo mondo. Ci alleniamo tutto l'anno. È difficile staccare. Ah, certo. Alimentazione, mangi bene? Sì, mangio di tutto. Non mi sembra un nutrizionista, roba. Ok. Dimmi se dolore. Immobile. Immobile, 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 bravo. Giù. Allora, se comprimo qui, hai dolore? No. Se comprimo qui? No. Se comprimo qui? Un po' fastidio. Fastidio. Qui? Un po' di meno. Ok. Qui? No. Qui? No. Sì. Un po' di fastidio se ce l'hai. Se schiaccio questo punto e ricomprimo qui, scende il dolore, aumenta o rimane uguale? Scende. Scende. Se comprimo qui e rischiaccio qua, torna come prima? Un po'. Ok. Così va via. Fuori. Inspira. Fuori. Inspira. Meglio? Sì. Ok. Seduta. Gambe là. Allora, facciamo qualche test e vediamo se abbiamo liberato tutto. Ruota, colla a sinistra. Ruota al collo a destra e qua ci siamo. Piega il collo in avanti, piegati in avanti. Torna su. Giù. Torna su. Fammi 3 bei respironi belli profondi. Vai. Fuori la bocca. 1. 2. Vai. Perfetto. Braccia dritte. Guarda me. Spingi con tutta la forza che hai verso l'alto. Vai. Verso il basso. Verso il fuori. Verso il centro. Perfetto. Giù dalla mobile. Vieni un po' più indietro a sedere, braccio a me, poggiati a me, morbidissimo. Ok, allora ti ho corretto tutte le disfunzioni che ho trovato. Le disfunzioni sono quelle proprio quelle alterata funzione della struttura, quindi dove c'è un sovraccarico ho liberato tutto e liberando la meccanica il muscolo poi si va a rilassare. Butti fuori con la bocca. Quindi sia questa parte che questa parte qua. Da qui andrai un po' più dritta, fuori col pettorale e il collo un po' più indietro. Ok. Ok, il resto devo dire che si è messa bene. Grazie Elisa, iscrivetevi al canale se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace.
Ciao. Girati verso la finestra, ti sposto i capelli. Allora, piega il collo in avanti e vai giù, collo in avanti e scendi giù prendendo la punta dei piedi. Piegati in avanti, giù, così, giù. Vai giù, scendi. Torna su. Su. Gira il collo a sinistra. Bravo, gira. Gira a destra. Ok, non ne hai di dolore, giusto? No. Fai sport? Sì. Cosa fai? Tennis, palestra. Ti allenano tutti i giorni? No, due volte a settimana. Quindi seduta qui. Bravo, braccia dritte. Spingi verso l'alto. Spingi forte su. Bravo, spingi giù. Spingi in fuori. Spingi in dentro. La forza è buona. Qui è dolore? No. Qui è dolore? No. Mi fai un bel respirone. Fuori. Ancora. Fuori. Ancora. E fuori. Dimmi cosa vedi di me. Mano gomito, spalla. Mano gomito, spalla. Ok, vai a destra. Ti sposto i capelli. Uguale? Sì. Viso lo vedi? No. Ok, vai a sinistra. Sempre a sinistra. Il viso lo vedi? Un po'. Ok. Pancia in giù. Vieni. Testa nel buco. Pancia sotto. Pancia sotto. Sì, facciamo pancia sotto prima. Più sdraiata. Ok. No, più sdraiata così. Pancia in giù. Vai. Bravo. Giù la testa, puoi girare anche a sinistra se vuoi. Ok. Così, bravissima. Tennis da quanto tempo lo fai? È un anno. Ok, palestra? Palestra 2 anni. Ti riesci a allenare bene? Qualche problema in qualche movimento? No. No? No. Fai un bel respirone, fuori, bravo, ancora, fuori, e ancora, fuori. Se schiaccio qui hai dolore? No. Perfetto. Qua un po' di tensione c'è, eh? Mi senti fastidio qui? Sì. Qui? Sì. Più questo? Sì. O più questo? Tra questo e questo? Più questo. Questo a sinistra? Sì. Questo anche? Un po'. Più questo? Sì. O più questo? Più prima. Questo qua? Sì. Mal di testa non ce l'hai mai, eh? Ogni tanto ce l'hai. Ce l'hai? Sì. Giù, bene. Brava. Un bel respirone anche qui, fuori, ok. Allora, ti faccio la manovrina dove sentirei questo rumore al collo, non fa male, quindi non preoccuparti, eh. Anzi, poi diventerà tipo una droga, lo vorrai sempre. Morbida, sì. Brava. Molle. Bene? Buono? Buono. Spingi con questa gamba verso l'alto, vai, spingi verso su, bravo, spingi forte, bravissima, stop, anche questa, spingi,
Stop, giù. Morbida, morbida. Morbida, morbida. Ok. Allora, stessa cosa del collo, lo facciamo sulla schiena. Vieni un pochettino più in qua. Braccia a me. Prenditi le spalle, così, brava. Inspira, quindi dentro l'aria, fuori bene. Ok. Poi ti metti sul fianco, da questo lato, brava. Vieni più vicina. Stessa cosa del collo, lo faccio anche sul bacino, anche qua sentirei rumore, non spaventarti. Ok, raddrizzami quella sotto, così. Brava, un braccio a me. Gomito, gomito, così. Mi fai un bel respirone, ti sentirai cadere ma non cadi, eh? Ok. Fai bella molla, inspira e fuori. Brava. Però, vieni un po' più vicina. Ok. Però lo facciamo leggermente più in alto. Quindi morbida. Inspira. Morbida, morbida, fuori. Wow. Ok. Sempre morbida, morbida, non fare niente. Uno, non fare niente, molle molle, e due, benissimo. Dolore? No. Dolore? No. Dolore? No. Dolore? Meglio di prima? Sì, meglio di prima. Ok. Allora, sempre un bel respirone e fuori l'aria. Un bel respirone e fuori. Seduta, gambe lì, più indietro col sedere, vieni un po' più indietro, così, bravo. Gira a destra il collo, dimmi cosa vedi di me. Faccio anche il viso un po'. Anche il viso un po', sì. Perfetto. Un bel respirone, vai. Fuori. Ok. Morbida, morbida. Benissimo. Se schiaccio qui è dolore? No. Se schiaccio qui è dolore? Un po'. Un po'. E se comprimo qui e schiaccio qui, il dolore dietro scende, aumenta o rimane uguale? No. Non ce l'hai? Non c'è. Ok. Fuori. Ok, stessa cosa di qua, eh? Hai dolore? No. Hai dolore? No. Hai dolore? No. Ok. Qui neanche? No. Perfetto. Allora, sempre braccia dritte, abbiamo quasi finito, sei stata brava, eh? Spingi verso l'alto come prima. Spingi verso il basso, verso il fuori, verso il dentro. Molto bene. Metti le mani così, il pollice indietro. Ok. Quando te lo dico io, col gomito, mi dai un colpo molto veloce. Ok. Pronta? Sì. Vai. Brava. Uno, pronta, vai. Basta, ma sei esperta. Spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro. Ci siamo. Vieni in piedi, l'ultimo respirone bello ampio, vai. Molto bene. Girati verso la finestra. Spalla a sinistra, giusto? Sì. Ok, in che movimenti ti fa male? Alzala lateralmente. Quindi un'adduzione. Se comprimo questo punto è dolore? Sento tensione. Se comprimo questo punto? Anche. Se comprimo qui? Prova a muoverla, così è peggio o meglio? Meglio. Così è peggio o meglio? Uguale. Uguale. Vai. Un po' meglio. Un po' meglio. Era meglio questo? Sì. Ok. Da quando stai così? Un mesetto e mezzo. Ti stai allenando? Sei ferma? No, ferma da un mesetto. Ok. Colpi non ne prendi. Male qua? Tensione. Male qua? No. Vai giù, toccati la punta dei piedi. Torna su.
Mettiti seduta al centro. Gira il collo a destra. Torna al centro. Adesso gira ancora a sinistra, dimmi cosa vedi di me. Mano gomito spalla, viso. Spalla. Spalla, vai a destra. Viso. Ok, quindi c'è anche un deficit in rotazione. Dobbiamo correggere anche questo. Piega il collo in avanti, giù, torna su. Male qui? No. Male qui? No. Tieni il braccio in questa posizione, dritto, spingi verso l'alto. Dolore? Sì. Spingi verso l'alto. Dolore? No. Spingi verso la tua spalla. Dolore? No. Se schiaccio questo punto, si riflette un dolore lungo il braccio o non senti niente? No, niente. Se schiaccio questo punto? No. Ok, pancia in su. Male? No, sento tensione. Stretching mi fai? Sì. Fai un bel respiro, eh? Fuori. Ancora. Allora, vieni a pancia in giù. Dimmi se faccio troppo male, eh? Stai mangiando bene, stai mangiando male? Ho fatto una settimana a pallina, però non so. Ok. Qua è dolore? Sì. Se comprimo qui e ricomprimo qua, scendo uguale? Uguale. Se comprimo qui e comprimo qui, scendo uguale? Uguale. Scendo uguale? Un po' meno. Scendo uguale? Un po' meno. Meglio questo o meglio questo? Quello di prima.
Questo? Sì. Fai molti stacchi in palestra? Un po', sì. Pancia in su? Prometto che si ferma da un mesetto, sì. Prima di fermarti non hai dolore. Costante e lieve. Ok. Un bel respiro. Fuori. Un bel respiro. Fuori. Un bel respiro. Male? No. Qua è dolore? No. Qua è dolore? No, no. Qui? No. Qui? No, fastidio. Ok. Gira sul fianco di qua. Vieni vicino. Stacca la gamba. Dentro l'aria. Fuori. Fianco destro. Dentro l'aria, fuori, inspira, fuori, bene, dentro, fuori. Dentro. Ok. Vieni più qua. Braccia, sulla testa. Dentro l'aria. Fuori. Dentro. Fuori. Ok. Vieni più su. Fastidio. Male qui? Sì. Se comprimo qui, questo scende uguale? Scende. Questo rimane uguale o scende? Uguale. Ok. Morbida, morbida. Molle, molle. Vieni un filo fin qua. Mano dietro il collo. Dentro l'aria. Fuori. Seduta. Un po' più in alto. Quando te lo dico io, mi dai una gomitata verso l'indietro. Pronta, vai. Prova a muovere lì, sei meglio? Sì. Ok. Adesso sciogliamo anche un po' la parte muscolare. Devi fare molto stretching in questi giorni, così che tolta la disfunzione meccanica, il muscolo gli dà un po' di elasticità. Ok. E togliamo un po' di problemi.
ruota un po', inclina, appoggia la testa, brava, molle, ruota a sinistra, dimmi cosa vedi di me. Viso. Ok, molto bene. Adesso gira lentamente a sinistra. Stop, gira lentamente a destra. Ok. Pancia in su. Stai morbida. Appia leggermente la bocca, poco poco, brava, molle, inspira, fuori. Seduta. Braccia dritte, spingi in alto, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro. Ok. Adesso vai con il braccio dritto, vai verso l'alto, come te lo dico io. Pronta? Vai. Giù. Su. Giù. Su. E giù. Torna indietro. Ok, prova a muovere un pochettino il braccio, dimmi se lo senti un po' più libero. Sì. Ok, ti ho liberato tutto, devi fare un po' di allungamento prima di partire con i pesi. Mm-hmm. Quindi allunga molto, dedicati allo stretching e poi ci riaggiorniamo, dovrebbe essere tutto a posto.